Buonasera, eccoci di nuovo pronti per tuffarci in una nuova onda piena di arte e per parlare questa sera della più sconvolgente delle avanguardie, nata per colpa di una tela capovolta. Proprio così. Un pomeriggio, infatti, un certo Vassili Kandinsky, avvocato russo con la grande passione per la pittura, rientrando nel suo studio, si accorge di un quadro bellissimo, fatto solo di macchie e colori, dove il contenuto era assolutamente incomprensibile. Avvicinandosi, si accorge che altro non era che un suo quadro posto capovolto sul cavalletto. A quel punto, a Kandinsky fu subito chiaro che in quel quadro l'oggetto era assolutamente fuori posto, anzi, era proprio dannoso, e che quella tela aveva molte più cose da dire di sé se posta a testa in giù. Era il 1910 e subito dopo Kandinsky realizzerà quello che sarà chiamato il primo acquerello astratto, una serie di macchie e colori molto simili agli scarabocchi di un bambino. Era nato l'astrattismo, il movimento in cui le forme dipinte non rappresentano altro che se stesse. Il loro significato è da ricercare nel loro interno e non più fuori. Secondo Kandinsky, inoltre, queste forme informi sono in grado di emozionare lo spettatore come dopo l'ascolto di una musica. La grande novità dell'astrattismo di Kandinsky, infatti, chiamato appunto astrattismo lirico, è quella di paragonare i colori alle note musicali. Le sue opere piene di colore sono vere e proprie sinfonie. Ogni colore produce un effetto che ha un suono e che fa vibrare l'anima. E per sottolineare questa analogia tra pittura e musica, molto spesso Kandinsky utilizza per le sue opere dei titoli che rimandano al mondo della musica, come la serie delle sue improvvisazioni o semplicemente composizioni. Quindi, dopo una prima fase, poi, dove la pittura è molto libera, Kandinsky passa a una fase successiva un pochino più elaborata, dove compaiono le prime forme geometriche. E questo si chiama appunto astrattismo lirico-geometrico, quindi sempre mantenendo questa analogia con la musica. Con l'astrattismo, quindi, l'arte perde completamente il suo compito di rappresentazione per porsi come puro veicolo espressivo. Accanto a Kandinsky, ovviamente, si ricordano molti altri nomi, ne citiamo alcuni, per esempio Paul Klee, il quale si definisce un astratto con qualche ricordo, molto affascinato dal mondo dell'infanzia, quindi capace di creare delle opere di grande leggerezza e semplicità, e ovviamente Mondrian, il quale, utilizzando il linguaggio del neoplasticismo, usa le linee rette, verticali ed orizzontali, quindi parallele e perpendicolari tra loro, per formare delle composizioni di figure geometriche pure, quadrati, rettangoli, combinate con colori primari, più il bianco e il nero, quindi alla continua ricerca di rigore, equilibrio, perfezione, quindi delle composizioni che tendono alla perfezione razionale, dove la componente emotiva scompare del tutto. Con l'astrattismo, quindi, diciamo che l'arte va ancora più avanti. Stiamo veramente assistendo alla trasformazione dell'arte con tutte queste avanguardie, e in questo caso dobbiamo dire grazie a quel pittore che un giorno ha ridisegnato il mondo capovolgendo un suo quadro. Grazie dell'ascolto e alla prossima Onda d'Arte.